Ciao e bentrovati in questo video speciale. Io sono Alberto Lodi, tra le altre cose video editor per Novalexio e apparentemente ministro delle lancette dello Stato Libero di Novalandia. Alcuni di voi forse si ricorderanno di me anche per il mio canale di geografia e storia, ODT Islands, quello che pubblica un video ogni 200 anni. Ve lo lasciamo qua sotto in descrizione. Ma oggi per Novalexio vi presento io questo video speciale su come mai le cose sono come sono, anche se sono strane. Questo è il peggior titolo per una rubrica che abbia mai sentito. Ma veniamo a noi. Forse vi stareste chiedendo cosa sto facendo con tutti questi orologi. Ebbene, in qualità di ministro delle lancette di Novalandia, è mio compito sistemare tutti gli orologi del nostro impero in vista del cambio d'ora. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Anzi, è un lavoro duro, ma qualcuno dovrà pur farlo dal momento che anche noi qui torniamo all'ora solare e potremmo dormire un'ora in più, o più probabilmente editare video per un'ora in più. Perché per comodità Novalandia segue il fuso orario italiano. Sigla. In linea di massima sappiamo tutti cosa sono i fusi orari, che hanno a che fare con il jet lag e con un posto che si chiama Greenwich. Tuttavia, per comprendere il loro funzionamento bisogna partire da un assunto fondamentale. Madre natura c'entra fino a un certo punto. La Terra è una sfera imperfetta che gira su se stessa attorno al Sole. Dal punto di vista di noi umani, quindi, l'alba non sorge in tutto il mondo alla stessa ora. E fin qui, tutto regolare. Il primo a rendersene conto fu il navigatore veneziano Antonio Pigafetta, che nel 1522, di ritorno dalla circumnavigazione del globo compiuta assieme a Magellano, si meravigliò di essere approdato a Capo Verde con un giorno di ritardo rispetto a quanto aveva segnato sul diario di bordo. Il fatto è che per contare il tempo la nave di Pigafetta aveva viaggiato verso ovest, seguendo il percorso del Sole. La Terra però gira su se stessa in senso antiorario, verso est, il che fece accumulare all'equipaggio ogni giorno un po' di ritardo. Per fare un esempio concreto in termini da profani, il Giappone viene colpito dal sole prima dell'Italia, ed ecco perché mentre io pranzo qui nella mia Milano, a Tokyo il vecchio Bob ha già finito di cenare con il suo ramen e il suo sushi. All'epoca dei viaggi a cavallo, in Europa ogni città calcolava l'orario osservando la posizione del sole, il cui punto più alto, lo zenith, indicava le 12. Perciò se la Terra gira verso est, i centri abitati orientali segnavano il mezzogiorno prima di quelli occidentali. Questo perlomeno fino alla metà dell'Ottocento, quando la rivoluzione industriale riempì il vecchio continente di treni e linee ferroviarie. Difatti, se un punto A e un punto B, distanti diciamo 100 km, avessero utilizzato due orari differenti, sarebbe stato impossibile compilare una precisa tabella di marcia per le locomotive. Questo naturalmente a meno di non voler appositamente creare incidenti, fraintendimenti, scherzi. A trovare la soluzione pensò il Regno Unito, all'epoca il paese dotato della rete ferroviaria più articolata al mondo. Nel 1848 il governo britannico stabilì che tutta la nazione avrebbe seguito l'orario indicato dall'osservatorio di Greenwich, situato in un sobborgo di Londra. Questo evidentemente non fu abbastanza. Nel giro di qualche decennio la maggiore capillarità delle linee ferroviarie e l'incremento del commercio marittimo via nave a vapore indussero le autorità internazionali a stabilire un orario che fosse lo stesso per tutti. Così, nel 1884, i rappresentanti di 25 nazioni si riunirono a Washington e coordinarono i loro orologi con quello di Greenwich. In fin dei conti, il mondo stava iniziando a correre davvero veloce e l'impero britannico era considerato la potenza di riferimento. C'è dell'altro. La conferenza di Washington ha diviso la superficie terrestre in 24 meridiani, cioè archi verticali, detti appunto fusi, che collegano idealmente polo nord e polo sud. Se immaginiamo la Terra come un'arancia di 360 gradi che compie la sua rotazione in circa 24 ore, un meridiano è uno spicchio da 15 gradi. In altre parole, ogni ora la Terra si muove di 15 gradi verso est, definendo 24 fusi orari. Questo principio è valido ancora oggi. Greenwich è nel cosiddetto meridiano zero e tutte le nazioni che si trovano all'interno di questo spicchio segnano la stessa ora. Muovendosi verso gli spicchi di destra, le lancette andranno spostate di un'ora in avanti, mentre verso sinistra dovranno essere mosse di un'ora indietro. L'Italia fa parte del primo meridiano a est di Greenwich, ciò vuol dire che da noi le 12 arrivano un'ora prima rispetto che al meridiano zero. Ma prima di andare avanti occorre fare altre due precisazioni. Innanzitutto, il termine più corretto per riferirsi alla suddivisione dei 24 meridiani è UTC, tempo coordinato universale, che viene calcolato a partire dalla linea internazionale di cambio di data. Si tratta di una retta che idealmente divide il globo all'altezza del 12° meridiano, dal lato opposto di Greenwich, a metà tra i fusi orari UTC più 12 e UTC meno 12. Per
semplificare, quando su questa linea scatta la mezzanotte, nei paesi a sinistra sarà il 1 gennaio, mentre in quelli a destra sarà ancora il 31 dicembre. Il fuso orario italiano è UTC più 1. E qui arriva la seconda importante precisazione. L'ora solare alla quale torneremo stanotte è un calcolo del tempo per così dire naturale. Tuttavia, quando l'anno prossimo passeremo di nuovo all'ora legale, e quindi le lancette si sposteranno un'ora avanti, il nostro fuso orario diventerà UTC più 2. E così faranno tutti quei paesi che seguono l'ora legale. Persino il Regno Unito, parte del meridiano zero, in primavera ed estate seguirà la stessa ora dell'UTC più 1, con un orario sfalsato rispetto a quei paesi che non osservano questa convenzione. Qui, chiariamoci, non si tratta di un problema enorme a livello mondiale. Tranne che per i programmatori. Se siete all'ascolto, sappiate che percepisco la vostra frustrazione. Comunque, l'ora legale viene utilizzata per sfruttare al massimo le ore di luce e risparmiare energia elettrica. Semmai può avere impatti negativi sulle persone, tant'è che da tempo l'Unione Europea vorrebbe abolirla. Insomma, tutto questo preambolo per fissare un concetto. Siamo noi umani a modulare i fusi orari per ragioni politiche, sociali ed economiche. L'esempio più comune ce lo offre la Spagna, che nonostante si trovi nel meridiano zero, segue l'UTC più 1, il fuso italiano. Fu il dittatore Francisco Franco nel 1940 a cambiare l'ora per avvicinarsi ai ritmi dei regimi fascisti. Che gentile. In generale, uno Stato si adatta al fuso orario della sua capitale, tranne nel caso in cui la sua estensione territoriale vada a coprire più meridiani. Se il Sudafrica ha due fusi orari, Messico e Brasile ne hanno 4, il Canada ne ha 6 e la Russia addirittura 11, contando anche Kaliningrad. L'Antartide, trovandosi al Polo Sud, coprirebbe tutte le possibili fasce orarie, ma ne segue solo 9, tante quante sono le rivendicazioni territoriali sul continente di ghiaccio. In teoria anche la Cina è composta da 5 meridiani, ma nel 1949 Mao decise di uniformare l'orario al cosiddetto tempo di Pechino, tant'è che oggi tutto il paese segue la fascia UTC più 8. Per via di questo scherzetto, se attraversaste il confine tra Pakistan, UTC più 5, e Cina, il vostro cellulare registrerebbe un balzo in avanti nel tempo di 3 ore. Detto questo, vi svelo un trucco. C'è un modo molto più semplice per passare da un paese all'altro senza cambiare lancette del vostro orologio. Questo metodo è NordVPN, che è lo sponsor di questo video. Sto facendo uno sponsor di NordVPN, è una sensazione incredibile. Come funziona esattamente NordVPN? Cioè, cosa bisogna farci con NordVPN? Molto semplicemente, vi collegate a NordVPN col vostro computer, o col vostro telefono, o col vostro tablet, o quello che volete, scegliete il server che più vi aggrada e, mascherando il vostro indirizzo IP, potete ritrovarvi a visitare siti australiani, ma anche statunitensi, canadesi, francesi e quant'altro. Insomma, ovunque in giro per il mondo, pur navigando comodamente dalla vostra italica o novolandese, come in questo caso, sedia e senza soffrire di fastidiosi jet lag. Il tutto avviene in gran sicurezza. Grazie a Threat Protection, NordVPN difenderà costantemente i vostri dati personali da qualsiasi malintenzionato cibernetico che volesse rubarvi, più che l'orologio, le vostre informazioni personali con malware e phishing. Ma non solo. Mettiamo che vogliate comprare una nuova sveglia. Non questa, io sembra che stia vendendo, non sto vendendo niente, sono semplicemente devo ancora. Si avvicina il Black Friday, con NordVPN attivato potete visitare siti web senza pubblicità o invadenti e fastidiosi cookie di tracciamento. Se voleste sfruttare questa e altre funzioni di NordVPN, vi basterà cliccare sul link in descrizione, riceverete uno sconto targato Novalezio e 4 mesi gratis su tutti i piani biennali. Ma torniamo a noi. Per alcuni paesi, avere dei possedimenti oltreoceano di eredità coloniale conferisce dei fusi orari bonus. Spagna e Portogallo guadagnano la fascia UTC più 0 in ragione del loro rispettivo controllo sulle Canarie e sulle Azzorre. La Groenlandia concede alla Danimarca 4 fusi aggiuntivi. Il Regno Unito si espande in 9 meridiani grazie alle isole Pitcairn, Cayman, Falkland e Chagos. Per finire, la Francia è lo stato con più fusi orari. Ne ha 12, che spaziano dall'UTC meno 10 della Polinesia francese all'UTC più 12 di Wallis e Futuna. Ah, ovviamente in questa lista figura anche l'immancabile zio Sam. Gli Stati Uniti allungano i propri tentacoli in 11 meridiani, da UTC meno 12 a più 12. Gli Stati Federati seguono 6 fusi orari differenti, da meno 5 a meno 8 nel continente, meno 9 per l'Alaska e meno 10 per le Hawaii. Sembra avere senso,
ma c'è un inghippo. Tutti gli stati federati alternano ora solare e ora legale, tranne l'Arizona, nella fascia UTC-7. Ciò vuol dire che quando in primavera ed estate stati limitrofi come Utah e New Mexico portano le lancette un'ora avanti, l'Arizona rimane un'ora indietro nel tempo, accodandosi alla California, che fa parte del meridiano precedente. E questa matriosca incredibile non finisce qui. La nazione indigena Navajo, all'interno dell'Arizona, osserva l'ora legale, ma la riserva Hopi, un'enclave della stessa nazione Navajo, segue l'orario dell'Arizona. Per intenderci, guidare in linea retta dal confine tra Arizona e riserva Navajo fino al New Mexico mentre l'ora legale è in vigore, significa spostare le lancette dell'orologio avanti e indietro per 6 volte in meno di 200 km. Beh, c'è una cosa che non vi ho ancora detto. I meridiani terrestri saranno pure 24, ma in totale esistono circa 40 fusi orari. Ma come mai? Semplicemente alcuni stati hanno deciso di fare di testa loro e non esiste alcuna legge che glielo impedisca. Per l'Australia passano 3 fusi orari, da UTC più 8 a più 10, ma la parte centrale dell'isola segue un inusuale UTC più 9,5. L'India, che copre 2 meridiani, ha scelto di utilizzare un solo orario, quello di Nuova Delhi. UTC più 5,5. Sempre in Asia, i fusi orari di Iran, Afghanistan e Myanmar sono rispettivamente più 3,5, più 4,5 e più 6,5. Menzione speciale per il Nepal, UTC più 5,45. Fuso adottato nel 1986 per distaccarsi dall'ora indiana. Ecco, tenete a mente tutte le stranezze che avete sentito fino ad ora e riversatele in una singola mappa allucinata. Ecco, terrete questo mostro. Proprio lei, la linea internazionale del cambio di data. Partendo dall'alto, si incontra una prima deviazione per far sì che il circondario autonomo della Chukotka non venga diviso in due giorni diversi. La linea poi passa attraverso Russia e Alaska e taglia le isole Diomede, distanti giusto qualche chilometro, una appartenente a Washington e l'altra a Mosca. Qui il sole sorge nello stesso momento, ma mentre nella grande Diomede è martedì, nella piccola Diomede è lunedì. Mi rendo conto che continuo a ripetere questa cosa, ma la cosa più strana e controintuitiva non è ancora stata detta, quindi il peggio deve ancora arrivare. Procedendo verso il basso, la linea svolta in diagonale per includere Attu, un'isoletta di 20 abitanti che appartiene all'Alaska. Sistemati Stati Uniti e Russia, si va spediti verso l'equatore e questa strana sezione irregolare. La sua esistenza serve ad accontentare un singolo paese dell'Oceania, la Repubblica di Kiribati. Kiribati è uno stato insulare composto da 32 atolli sparsi nell'Oceano Pacifico, divisi in 3 arcipelaghi principali: Isole Gilbert, Isole Phoenix e Sporadi Equatoriali. Il problema è che le Isole Gilbert, dove c'è Tarawa, la capitale di Kiribati, si trovano nell'emisfero orientale, mentre le Isole Phoenix e le Sporadi galleggiano in quello occidentale. Di conseguenza, la linea di cambio data le avrebbe separate. Da una parte sarebbe stato martedì e dall'altra lunedì, come per le Diomede. Così, nel 1995, Kiribati ha deciso di legare tutto il suo territorio al fuso orario dell'emisfero orientale e spostare la linea di cambio di data circa 1000 km più a est. Come se fossero un prolungamento, le isole Phoenix seguono il fuso orario UTC più 13 e le Sporadi Equatoriali arrivano persino a UTC più 14. Secondo questo calcolo, l'isola di Carolina, nelle Sporadi Equatoriali, è il primo luogo sulla Terra ad assistere all'alba. Per mantenere i rapporti con l'Oceania, anche Tokelau e le isole Chatham, di proprietà neozelandese, hanno rispettivamente i fusi orari UTC più 13 e più 12,45. In questi casi decidere da che parte stare è praticamente un obbligo. A tal proposito vi cito l'ultima deviazione della linea del cambio di data che manca all'appello. Le Samoa americane, la cui sovranità appartiene, come si evince dal nome, agli Stati Uniti, seguono il fuso UTC-11. Facevano lo stesso anche le altre Samoa finché il 29 dicembre del 2011 il primo ministro Tuilaepa Sailele ha scelto di spostare le lancette sul più 13, passando a sinistra della linea di cambio di data per migliorare le relazioni con Australia, Nuova Zelanda e Cina. In quel momento le Samoa saltarono un intero giorno del calendario, fino al 31 dicembre. E poi ci siamo noi italiani e novolandesi che magari ci chiediamo perché ogni tanto i nostri orologi vadano spostati avanti o indietro di una singola, semplice ora. Al netto di qualsiasi dibattito, una cosa è certa. In quanto occidentali ed europei, siamo estremamente fortunati da questo punto di vista. Il meridiano zero è dietro casa nostra perché l'abbiamo deciso noi, inglesi, perché i nostri amici pallidoni d'oltre Manica hanno fatto sì che il mondo intero si adattasse ai nostri orari. La Terra roterà pure in senso antiorario attorno al Sole, ma che i fusi orari funzionino in un certo modo è una scelta molto umana. Una convenzione.
In fondo, ricordate, per quanto ci sforziamo di rimanere super partes, non c'è niente di veramente neutro, nemmeno i nostri orologi. Noi intanto ci vediamo alla prossima, per Aspera, ad Astra.